La sede di Crema è una delle 17 sedi dell'Università Statale di Milano. Il corso si articola su 3 anni accademici per un totale di 180 CFU. Il primo anno si connota per un elevato numero di ore teoriche e per un ridotto numero di ore di tirocinio. Man mano la conoscenza si completa fino ad arrivare alla formazione di un professionista completo in grado di esercitare l'assistenza infermieristica in tutti quelli che sono i campi professionali, quindi non solo nelle strutture ospedaliere ma anche il territorio, il domicilio. È una professione molto arricchente che consente non soltanto di apprendere conoscenze ma di esercitarle. Ogni volta che io incontro una persona diversa devo cambiare come mi approccio e il percorso universitario insegna agli studenti esattamente come muoversi. Io ho iniziato infermieristica per poter poi successivamente diventare una strumentista. Dopo neanche un mese che sono stata assunta all'ospedale, effettivamente la direzione ha scelto di potermi permettere di imparare anche la parte della strumentazione, che è un po' parallelo al lavoro che fa l'infermiere. Con una base comunque universitaria ti permette di riuscire a capire meglio quello che vai a fare durante gli interventi in sé. Il laboratorio delle attività professionalizzanti è una sorta di passaggio intermedio tra quella che è la componente teorica a quella che poi sarà invece il tirocinio in ambito clinico. Quindi questa è una palestra, se così la vogliamo chiamare. I nostri studenti qui si esercitano prima di guidare quelle che sono le attività proprie della professione. Tutor come figura professionale è quella appunto figura che facilita lo studente e cerca di mantenere i rapporti e i collegamenti tra la parte, diciamo, della didattica e la parte più clinica del tirocinio. È una didattica sì frontale ma anche una didattica attiva, interattiva, dove lo studente ha la possibilità di sperimentare, di studiare su casi reali. Connotazioni che sono uguali alle 17 sedi di Milano, quindi percorsi formativi, contenuti, testi, le modalità di esame sono assolutamente identiche. I nostri studenti sono più o meno per il 70% afferenti alla zona del Cremasco, 20% arriva dal Bergamasco, quindi zone di Treviglio, e quindi davvero è una questione di ottimizzazione dei tempi di percorrenza e non nascondiamocelo, anche dei costi. E quando è iniziato il tirocinio ho avuto comunque i primi riscontri anche da parte delle persone, degli utenti, che erano molto positivi nei miei confronti e che si vedeva che comunque avevo passione, che ero portata a essere il loro punto di riferimento sia dal punto di vista assistenziale ma anche dal punto di vista proprio emotivo e di supporto. È gratificante nei miei confronti. All'inizio non avrei mai pensato di arrivare a questo punto, mentre oggi sono molto felice del percorso che ho fatto. Ma quello che mi aspetto è trovare un posto di lavoro che possa permettermi di crescere continuamente sia dal punto di vista personale ma soprattutto professionale, che mi permetta di imparare continuamente giorno per giorno. Il tirocinio inizia subito dal primo anno, chiaramente con una progressione di complessità. L'infermiere si prende in carico della persona assistita e anche del contesto familiare e sociale. Certo che ci sono molti più ambiti che il pensiero comune, diciamo, che non si conoscono e neanche io conoscevo. Infatti l'infermiera appunto sta vicino alla persona in ogni suo momento della vita. Mi ha permesso di vedere molti aspetti in modo diverso. Oggi è un professionista che si assume la responsabilità delle decisioni che assume in un contesto di equip. Le persone sono sempre più anziane, hanno sempre più bisogno di essere supportate a mantenere i livelli di autonomia che hanno conquistato e mantenuto nel tempo. Sono stimolatissimi a provare nella vita vera quelle che sono le tecniche provate in laboratorio, poi si rendono conto che la tecnica è solo una componente che gli consente di avvicinarsi maggiormente alla persona. Nessuno qui è un numero, sono tutte persone che vengono accompagnate nel loro percorso, conosciute e quindi con una possibilità di sviluppo dei punti di forza di ciascuno. Colui che si prende cura, colui che assiste, quindi che sta vicino all'assistito, cerca di proteggerlo e di aiutarlo nel suo percorso di cura.